Peter, faremo tardi al matrimonio di mio cugino. Non sei ancora vestito? Oh, cacchio. Beh, uno di noi due dovrà cambiarsi. Che ci importa, bella Hillary? Ah, se ripenso a tutto il cibo che abbiamo sempre sprecato in questa casa. Ecco qua, Tom Selleck. Manda giù. Su, coraggio, mangia. Sta bravo. Ehi. No, non è per te, Higgins. Stavi cercando di fregare i fagioli di Tom Selleck. No. Devi aspettare il tuo turno. No, si tratta di Stewie. Ha fatto pipì sul tappeto. Devo picchiarlo? No! Donna, abbassati! Tesoro, dimmi. No! Forse è giunto il momento per Stewie di usare il water. Secondo me è troppo piccolo. Ricordi che accadde al figlio di Lindbergh? Charles, ma ha soltanto 6 mesi. Tesoro, non c'è alcun problema. Ho sorvolato da solo l'Atlantico. Dimentichi che sono un eroe nazionale. Saprò pure come sei. Oh, mio Dio. Calma. È stato rapito. Chiama la polizia. Scrivo il biglietto per il riscatto. Cosa ne facciamo di Amelia? Lei ha visto tutto. Lascia fare a me, tesoro. No, Brian, non devi commuoverti. Posso accarezzarla, Brian? Ho il suo permesso. Mm-hmm. Lei è un buon cane, Brian. Morbido e molto... Tieni anche la tua mano sulla testa. Peter, ti puoi togliere la benda ora. Ci siamo quasi. Non ancora. Non voglio rovinare la mia sorpresa di compleanno. Beh, almeno lascia guidare me! Joyce, lo sai che le donne non possono stare al volante. Una donna al volante. Questa è proprio buona. Peter, io... Buon compleanno, Peter! Oh, cacchio, non ci posso credere. Quagmire, Cleveland, Joe, e tu chi sei? Io sono quello a cui hai appena tamponato la macchina. Lois, ma hai invitato proprio tu. Ti darò un piccolo suggerimento, amico. La distanza più breve tra due punti è il famoso colpo detto dell'arcobaleno rovesciato al semicerchio. Lo so che stai pensando. Era un perdente allora ed è un perdente ora. Ricordo che lo prendevamo continuamente in giro. A Bob manca la mamma, a Bob manca la mamma. Peter, fare dell'arte richiede allenamento e tecnica. Non conosco artista che non sia andato a scuola. Persino Walt Disney. Devo proprio farlo. Vuoi diventare una star, non è vero? Allora coglilo. Sì, così va bene. Coraggio, Griffin, si torna a casa. Ehi, guarda dove metti i piedi. Questo bambino è bellissimo, devo assolutamente averlo. Peter, questo è il famoso stilista eterosessuale Calvin Klein. Oh, sì. Sì, dai, fammelo desiderare. Sì, baby, ti farò sognare, cambiamelo. Ti farò andare in bollore, letteralmente impazzire. Sì, quello che ti piace, bambola. Mi servono i soldi veri, non posso accettare carte di credito. Oh, capisco, solo contanti, eh? Non vuoi lasciare tracce, eh? Cosa spacci? Erba, crack, ero, neve, ecstasy, funghi allucinogeni, acidi? Nel mio quartiere ti sbagli di grosso! Peter, non puoi toglierti 100 kg di grasso così, non è per niente naturale. Andiamo, Lois, sto una meraviglia senza tutta quella zavorra addosso. Ricordi tu come stavi bene dopo aver avuto Chris? No, ho solo avuto un cospicuo rimborso delle tasse. Lo zio Sam mi ha mandato un assegno di $500. Io ho avuto $600. Io 850. Io ho avuto un sasso. Attenzione, gente! Mi è arrivato il rimborso delle tasse! Comprerò qualcosa che avete sempre desiderato. Un gatto! Uno stereo? Una piscina? Scusami. Ah, guarda qua, una radice di plastica. Non esiste una cosa come una radice di plastica. Ciao. Oh, accidenti! Oh. La situazione è molto tesa ed estremamente pericolosa. È solo questione di tempo prima che... Oh mio Dio! Hanno aperto il fuoco! La zona sta diventando dannatamente calda! Non è sicuro star qui! E ora lo sport. Voi dovete essere i Griffin. Accomodatevi. Ops, tesoro. Hai uno sbaffitto. Hai qualcosa anche sull'altra guancia. Peter, dobbiamo fare qualcosa. Se Meg non entra all'università, chissà quale sarà il suo futuro. Cosa la somorra? La bistecca è mia! Il vento l'ha trovata io!
sindaco West, è un'ora che continua a parlare e io non ho ancora nessun elemento per un articolo. Le dispiacerebbe? Oh mio Dio, c'è qualcuno che sta rubando la mia acqua? È solo andata giù nello scarico. Sono furbi, lasciatelo dire. Succede quando meno te l'aspetti. Fatti vedere, accidenti a te! Sono mesi che continuo a indagare. Mi costa la bellezza di $150,000, soldi dei contribuenti, ma troverò i responsabili, dovesse costarmi milioni. Lei spende denaro pubblico per fare questa indagine? Ora, per portare quest'articolo sulla scrivania del direttore ci vorrà un pizzico della mia astuzia. No, no, tutta la mia astuzia. Dan 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 dan. Tan 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 tan. Hai sete? No. Che caldo, il sole picchia forte oggi anche per la mia pelle già abbronzata. Oh, guarda i miei muscoli, guarda che roba, tutti lucidi di olio. Ma come faccio a spalmarlo qui dietro su questi due guizzanti glutei? Qui bisogna ricorrere a misure drastiche. Tieni pronta la macchina fotografica. Oh, look! Oh, 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 oh. Mm. Ah! 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 Ah. 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 Sei quasi pronto per affrontare una sonata di Beethoven. Vado a prendere gli spartiti. Continua a suonare. Ho preso gli spartiti. Mio Dio! Jimmy, cos'è successo? Sì, Jimmy! Che è successo? Sono caduto. Fermi voi due! Non siamo un po' cresciuti per bere illegalmente? Ehi, Lois, guarda laggiù! Presto! È magnifico, Mary! Sei bravissima con il braille. Non ce l'avrei mai fatta senza di te, pa. Perché non vai di sopra a riposarti un po', vuoi? Tesoro, tesoro, non ti ricordi dov'era lo sgabello? Oh, Mary, Mary, ti trovi in cucina, tesoro? Sei un po' disorientata, lascia che ti aiuti. Ecco, la scala è qui. Grazie, pa. Cameriere, c'è un cadavere nella mia zuppa. Oh, sono spiacente, signore. È chiaro che la sua zuppa è gratis. Grazie. Adesso tocca a te. Cameriere, c'è un cadavere nella mia... Un pacco per il signor Quagmire. Mi scusi. Ce l'ho anch'io, oh. Un pacco per te, e vai. Tentativo inutile, ormai sono diventato immune. Non lo so, Max, lui non è di quegli studenti che brillano. Guarda. Ai. È stato lui. Visto? Peter, tu mi hai ospitato, mi hai nutrito, sei venuto al tempio con me. Siete una bella famiglia. Ho piena fiducia in Chris, diventerà un ragazzo in gamba. Popone! Oh, oh, popone!